Ciao ragazzi, allora oggi voglio parlarvi di trotalago, visto che mi avete chiesto molte cose riguardo a questa tecnica e in particolare vi commenterò questo video che ho fatto in preparazione e in prova di un campo gara. Allora, arrivato sul lago, come si può vedere, le trote le ho viste abbastanza a galla vicino ai getti dell'acqua e devo dire che il pesce bollava parecchio. Quindi ho pensato subito a pesce particolarmente attivo che eventualmente potesse anche mangiare molto bene. Quindi ho scelto un sonar da 3 grammi formato da piombetti steel dal peso di 1 grammo. Quindi una zavorra abbastanza aggressiva con terminale di 1,10 m-1,20 m. Amo del numero 8. E cosa ho notato? Ho notato che per quanto sentissi e mangiate, per quanto entrassi bene dentro il branco, il pesce non riusciva a tenere eventualmente l'artificiale, l'esca, o il recupero eventualmente era troppo veloce. Ho fatto più lanci, ho riprovato e il risultato è sempre stato lo stesso. Un qualche pesce, se mi ricordo, l'ho anche preso, però il pesce mangiava veramente male. Mangiava male, tutto in punta, mangiate molto corte, spesso mangiava e sputava. Questo generalmente è sintomo di una zavorra troppo pesante e quindi il pesce arriva, sente il peso e tende a sputare. Allora che cosa ho deciso? Ho deciso di utilizzare una zavorra un po' più leggera. Ho preso fuori una corona, quindi una serie di pallini di piombo messi sul filo per un peso totale di questa corona di 2,4 grammi, 2,5 grammi, abbastanza corta, poi vi spiegherò il perché, e un finale un pochino più lungo di 1,20 m. 1,20 m, 1,25 m, e amo anche in questo caso del numero 8. In questa circostanza, quindi pesce a galla e che mangiava male, ho iniziato a fare diverse catture. Ho iniziato a fare diverse catture sia subito nel primo strato d'acqua, quindi a galla, sia appena appena più sotto. Il recupero era inizialmente un recupero molto veloce per prendere il pesce in foga alimentare, quindi che arrivasse botta violenta su un attacco violento sull'esca per poi scappare e ritornare eventualmente dentro il branco. Inizialmente ha portato frutti perché come ho iniziato ho fatto diverse catture. Dopo il pesce si è leggermente abbassato e quindi l'ho seguito, poi si è spostato e quindi guardare e seguire le bollate era diventato fondamentale. A un certo punto ho pensato che era probabilmente ora anche di cambiare. Perché? Perché stavo provando il lago in previsione della gara. E quindi, dopo aver trovato più o meno la soluzione, cambiare continuamente zavorre, attrezzature, mi permetteva di provare diversi accorgimenti che avevo fatto sulle mie canne. E diversi tipi di piombature che potevano probabilmente risultare più efficaci in gara, come è stato, meno male. Visto il pesce a galla, ho deciso di utilizzare una bombarda G0, una bombarda galleggiante. Una bombarda galleggiante che poteva essere o una maracas, quindi una classica bombarda galleggiante con dentro le sferette in vetro che fanno rumore e dovrebbero attirare il pesce, ho una classica bombarda G0 senza niente dentro, silenziosa. In questo caso, visto che il pesce era particolarmente stressato, perché comunque ho già fatto diverse catture, ho deciso di ripiegare su una G0. La G0 è silenziosa, come detto prima, e quindi mi permetteva un approccio un po' più light, permettetemi in termine, di quello che era l'esca, e fargli arrivare un'esca un po' più naturale. E questo subito ha ripagato con recuperi anche qui abbastanza
abbastanza rapidi, con attese, quindi con cadute piuttosto corte, e intorno ai 20-30 secondi di caduta, poi ricominciavo a recuperare, e spesso già nella seconda caduta avevo il pesce in canna. Con l'andare avanti della giornata invece si doveva pescare quasi da fermi, quindi bollata, lanci, recuperi quasi dentro la bollata, lasci cadere, tieni tutto, diciamo, il complesso abbastanza in tiro. Se non sentivi subito la mangiata del pesce che eventualmente ha visto l'esca cadere e l'ha afferrata, lasciavi lì per minuto, due minuti, poi eventualmente ricominciavi il recupero. E anche in questo caso, anche soltanto lasciare uno o due minuti ferma l'esca in bando della caduta spesso portava a risultati. E così abbiamo un attimo battuto diverse cose. Allora, ho spiegato perché ho scelto una G0 rispetto a una Maracas, ma non ho spiegato una cosa che forse vi starete chiedendo. Perché hai scelto una corona da 2,5 rispetto a un vetrino, da 3 grammi magari, tanto in acqua di mezzo al peso e ti permette di pescare sullo strato d'acqua che hai scelto, quindi quello superficiale? Ecco, per un semplice motivo. Il vetrino sì, mi dà questo enorme vantaggio di poter pescare anche recuperi piuttosto lenti, già sotto il pelo della superficie dell'acqua, e forse su pesce così apatico poteva avere il suo perché. Apatico nel senso di mangiata stronza, perché alla fine il pesce è sempre stato attivo, però mangiava male. Perché in questo caso il terminale può essere anche più corto, dagli 80 cm fino a 1,40 m, 1,30 m, anche 1,50 m. Sì, probabilmente poteva essere la soluzione migliore per la prima fase, dove appunto ho detto che il pesce era particolarmente alto e riuscivo a fare un recupero dentro il branco piuttosto alto. Quando però poi il pesce si è abbassato, col vetrino ci avrei messo molto più tempo ad arrivare nella fascia d'acqua e avrei dovuto impiegare un recupero molto più lento per restare in questa corsia. Cosa che invece con la corona non è necessario fare, nel senso, io poi ho scelto una corona molto stretta per questo motivo, perché una volta che io scelgo lo strato d'acqua, questa mi permette di continuarlo a battere e di mantenerlo abbastanza costante. Scelgo un recupero a galla, 2,5 grammi li si tiene bene a galla. Scelgo di andare appena appena un po' più giù, sì, farò un recupero appena appena più lento rispetto a quello che faccio a galla, ma mai quanto il vetrino. E se il pesce, come in questo caso, è attivo ma stronzo, mi può dare una mano, un recupero appena appena un po' più accelerato, perché può incentivare una qualche mangiata in più. Io mi sono trovato meglio con una pesca leggermente più aggressiva rispetto a una pesca un po' più morbida, che forse mi piaceva anche di più all'inizio di quando ho iniziato a praticare questa tecnica. E ognuno ha il suo modo di pescare, ed è giusto così che sia, e le sue preferenze. E così. E ritornando invece alla pescata, questo è quello che abbiamo trovato oggi, quindi un pesce abbastanza alto, che si è mosso tanto, destra-sinistra, infatti a volte abbiamo preso anche pesce quasi completamente fuori da quello che credevamo fosse il branco, invece c'era un piccolo branchetto anche in altre zone e siamo riusciti a pelarlo bene anche lì. Abbiamo provato diverse cose, un sonar da 3 che alla fine si è rivelato efficace sulla fine pescata, cosa che non avrei mai detto, avrei detto il contrario, e la corona da 2,4, 2,5 l'ha fatta da padrona, seguito a ruota dalla bombarda G0. Probabilmente all'inizio G0 Maracas non avrebbe fatto la differenza, verso la fine invece secondo me la G0 ha dato qualcosa in più che la Maracas non mi poteva dare, e anche in gara questo si è visto. Infatti in gara ho pescato poi con una G0, non una Maracas, e 4-5 catture sono riuscite a farle soprattutto sulla fine della gara.
Se avete domande, dubbi, perplessità, chiedetemi pure, non c'è problema. Facebook, mail, commenti, messaggi, quello che volete, sono qui a vostra disposizione. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate e poi, come ho già detto in altre volte, andate a vedere anche la pagina Facebook e la pagina Instagram, che ogni tanto vi do qualche aiutino sul prossimo video che uscirà, quando potrebbe uscire, eccetera, e vi tengo sempre aggiornati con foto, piccoli video che faccio durante le mie giornate di pesca, ok? Ah, una cosa, lì c'è il tasto, iscrivetevi, basta un click. Ciao ragazzi!